Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo come preparare delle farfallette al salmone. Il condimento che vi sto per mostrare si può conservare tranquillamente in frigo per 3-4 giorni, oppure potrà benissimo essere congelato in monoporzioni per essere usato successivamente. Passiamo quindi a vedere gli ingredienti e le fasi della preparazione. Per la preparazione del condimento ci occorreranno 200 g di salmone affumicato, 400 ml di panna liquida, del pepe, del sale, dell'olio d'oliva all'aglio e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Per decorare, delle uova di lompo, del prezzemolo e per la pasta utilizzerò delle farfallette. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa andiamo a tagliare il salmone a pezzetti. A questo punto ci possiamo spostare ai fornelli. Come prima cosa, in una padella andremo a versare dell'olio d'oliva all'aglio. Accendiamo. Facciamo scaldare, dopodiché andremo a mettere il salmone. Giusto dopo qualche secondo andremo ad aggiungere il concentrato di pomodoro. Fatto ciò, aggiungeremo la panna liquida. Mescoliamo. Adesso andremo a insaporire con del sale e del pepe. Vi consiglio di assaggiare il condimento, in quanto il salmone potrebbe buttare già il sale di suo, quindi di conseguenza andremo a regolare la quantità di sale da aggiungere, e del pepe.
faremo andare il tutto per un paio di minuti. A questo punto spegniamo e aspetteremo la cottura della pasta. Un altro consiglio che vi posso dare è: se usate un salmone di scarsa qualità, prima del passaggio in cui andremo ad incorporare il concentrato di pomodoro, andremo a sfumare con del brandy. Adesso riaccenderemo il condimento, andremo a scolare la pasta al suo interno. E andremo a ultimare la cottura. Se necessario andremo ad aggiungere dell'acqua di cottura. Spegniamo, facciamo riposare per qualche minuto, dopodiché andiamo a servire. Impiattiamo. Aggiungiamo delle uova di lompo sulla superficie e del pepe a girare. Ecco qua delle farfallette al salmone. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ricordate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le nuove ricette. E noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!